Sirmione, Palazzo Callas, e si parla di Maria Callas con questa nuova mostra legato e in staccato, un allestimento particolare con immagini e video. Sì, una mostra unica, originale, realizzata a Sirmione da una grande artista che è Cristina De Midol, una delle più grandi fotografe contemporanee. Quindi un lavoro straordinario per turisti e residenti. Noi immaginiamo, abbiamo immaginato che a Palazzo Callas siano allestite cinque scene teatrali in cui scorrono dei video, ci sono delle immagini realizzate a Sirmione da Cristina De Midol per raccontare Maria Callas tramite il volto e il racconto delle cinque figure che lei ha interpretato nelle sue opere. Quindi abbiamo la Traviata, abbiamo Medea, abbiamo Norma, abbiamo le opere più importanti a cui è legata l'immagine di Maria Callas. La raccontiamo così, la reinterpretiamo immaginando che sia rivissuta a Sirmione. Quindi l'abbiamo fatta rivivere per la gioia dei turisti e dei visitatori. Maria Callas, dicevamo, quest'anno è il centenario, sono 3 anni di grandi lavori. Questo non sarà il culmine probabilmente della manifestazione, ma sarà un continuo per tutta l'estate fino a dicembre. Questa mostra ci accompagnerà per tutta l'estate fino al 5 novembre e nel corso di questo periodo avremo dei grandi incontri artistici dedicati a Maria Callas. Il 23 giugno apriamo con un grande concerto alle Grotte di Catullo. L'8 luglio avremo Lucilla Giagnoni che presenta Medea, una sua nuova interpretazione dedicata a Maria Callas e poi continueremo via via con grandi concerti, grandi iniziative che hanno come oggetto da un lato Maria Callas e dall'altro Sirmione, fino ad arrivare quando celebreremo il 2 dicembre il centesimo anniversario e avremo il grande concerto del Quintetto d'archi dei Berliner qui a Sirmione. Quindi sarà una grande stagione artistica e culturale. Uno dei sottotitoli di questa mostra è Il viaggio dell'eroina. Abbiamo casualmente il sindaco di Sirmione, che è un po' l'eroina di questa nuova nouvelle vague culturale del comune di Sirmione, in quanto il comune non è soltanto un sostenitore di eventi, ma è un promotore di eventi. Sì, un promotore di eventi per la volontà proprio di far sì che la cultura sia un elemento fondamentale del nostro territorio. Grande spazio agli artisti, un'idea e da loro la realizzazione di grandi opere che hanno come scopo la valorizzazione del nostro territorio e in questo centenario di Maria Callas, il filo conduttore di Maria Callas.